Francesco Benelli e lo presenterei lo stesso, così capiamo da dove vengono, che formazione, che tipo di studi. Molto tempo fa in Italia, dove appunto insegna a Bologna. E diciamo che la sua formazione è una formazione di più, diciamo, leggermente più eclettica di quella che abbiamo visto in Paul Davis. Da dire che lui si è concentrato soprattutto sullo studio dell'architettura 4 e 500esca, in particolare ha scritto un libro sull'architettura di Giotto, molto importante, e poi si è concentrato appunto sullo studio dei disegni di architettura, ma ha anche affrontato temi diversi, per esempio ha scritto sul rapporto tra il Witkower e la storia, cioè temi di storiografia. Cioè il ruolo di Witkower anche nella progettazione in qualche modo degli anni 50. Ha scritto anche su Colin Rowe, quindi su temi di storia dell'architettura contemporanea e di teoria dell'architettura contemporanea. Quindi è uno studioso a tutto tondo. Ultimamente si è collaborazione con il Paul Getty Museum sulla Digital Humanities, vale a dire su Serio, quindi in particolare, quindi sulla possibilità di studiare e annotare, catalogare appunto i vari trattati di Serio. Sta facendo anche un progetto di ricerca di tipo europeo su tutti i trattati di ricerca di architettura dell'antico e tutti i trattati di architettura dell'antico che sono stati annotati dagli architetti. Ne vedremo alcuni, appunto quelli per esempio di Antonio che mostra in questa conferenza, ma ce ne sono tantissimi in tutto il mondo, nelle varie biblioteche, e il progetto è quello appunto di metterli insieme, capire e confrontarli e farne un database. Quindi in ogni caso, ultimamente, dicevo, Antonio Zangallo, sul quale ha scritto diversi articoli, ma sta anche per pubblicare un vero e proprio libro proprio su questo tema. Allora, il titolo, Antonio Zangallo Giovane, i disegni dell'antico Vitruvio e la critica all'architettura. Che vuole? Adesso faccio finta di essere Benelli, perché altrimenti non riesco, non parlo più in terza persona. Allora, il tema interessante che poniamo appunto all'attenzione è la nascita della critica all'architettura. Cioè, è possibile datare la critica all'architettura in senso moderno proprio con gli studi che appunto Antonio da Sangallo il giovane fa sui disegni dell'antico, confrontandoli con Vitruvio e quindi cominciando a dire, per esempio, il Pantheon è sbagliato da qualche parte, Vitruvio probabilmente non è, diciamo, del tutto, anzi sicuramente Vitruvio non lo possiamo confrontare con le antichità che hanno a disposizione gli architetti del Cinquecento. E quindi si tratta di concentrarsi sull'uso da parte di Antonio da Sangallo il giovane del disegno come strumento di critica dell'architettura antica. La critica architettonica intesa nel senso moderno nasce nel XV secolo quando vengono a manifestarsi tre aspetti. L'evoluzione della figura dell'architetto, questo è un ritratto appunto di Antonio da Sangallo, l'architetto diventa un professionista. E quindi deve competere con i suoi colleghi, quindi c'è un professionista che ha un suo ruolo specifico, preciso. L'apparire dei trattati, questo è uno di quei trattati annotati, questo è il Cesariano annotato, vedete, da un architetto, probabilmente questo è di Antonio proprio, che forniscono regole teoriche e norme sintattiche, da cui partire per elaborare questo nuovo linguaggio. Quindi lo studio dell'antico in questo caso serve, come abbiamo detto anche quando ne abbiamo parlato alla scuola di architettura, serve al progetto del nuovo, capire come bisogna progettare il nuovo.
E ovviamente apparire il trattato dell'architettura e poi lo studio delle rovine antiche che sono assunte come exempla. Rivalità professionale. L'operato dei colleghi, paradigmi e modelli antichi e moderni a cui riferirsi, accettandoli o criticandoli, ma anche critiche rivolte a se stessi. Cioè c'è una rivalità professionale, quindi si studia l'operato anche dei loro colleghi, si critica l'operato dei colleghi, addirittura Antonio, per esempio, critica spesso anche se stesso, lo fa ovviamente in privato, e in ogni caso l'atteggiamento verso l'architettura è un atteggiamento di critica, un atteggiamento quindi moderno, in cui si discute come poter migliorare attraverso la critica a queste cose. L'intuizione di Leon Battista Alberti di considerare le rovine come un vero e proprio testo e come illustrazioni mancanti al trattato di architettura di Vitruvio, questo è il tema centrale del De Reedificatoria praticamente, cioè il De Reedificatoria ovviamente parte da Vitruvio ma non si può fermare a Vitruvio perché, come dicevamo prima, Vitruvio arriva a parlare di un'architettura che è ancora quella pre-augustea, mentre gli architetti del Cinquecento si devono confrontare con un'architettura che in gran parte è un'architettura imperiale, cioè quindi dal primo secolo dopo, quindi Vitruvio. E ovviamente confrontando Vitruvio con gli edifici ancora in piedi, che sono per l'appunto più o meno successivi, non, le, come dire, le cicli, non torna. Non torna questo confronto e quindi è una difficoltà. Quindi proprio questo fatto, questa intuizione, svelò agli architetti del Rinascimento la discrepanza che esiste fra questa fonte, che descrive l'architettura ellenistica pressoché sconosciuta nel Rinascimento, e quella romana repubblicana, e l'evidenza delle rovine disponibili, prevalentemente imperiali. Questa differenza spinse gli architetti non so, a domandarsi non solo quale delle due fonti fosse quella giusta o sbagliata, ma anche di chiedersi quale fosse quella più utile, pratica e adatta ad essere impiegata nei loro progetti. Cioè si tratta di una critica che tende a arrivare i modelli più efficaci per fare la nuova architettura. Quella più utile, pratica e adatta ad essere impiegata nei loro progetti. Da queste domande appunto nasce la critica architettonica del Rinascimento. Queste sono anche la base della mia presentazione di oggi, concentrate su Antonio da San Gallo. Questi sono tutti copie di Vitruvio che sono state in mano di Antonio e che Antonio appunto ha annotato. I fogli con disegni dall'antico, dicevo, sono circa, questo è un disegno in prospettiva, ma ci sono disegni di vari tipi. Sono circa 200, solo quelli di Baldassarre Peruzzi, anche se di numero pari a circa la metà, possono costituire un corpo paragonabile. Essi si dividono in pulito, cioè sono delle piante con delle misure, pianta di sotto, pianta di sopra, questo è il mausoleo di Augusto, il mausoleo di Augusto di Romolo. Abbiamo poi ricostruzioni da Plinio, quindi ricostruzioni da Vitruvio, questi sono il tentativo di riprendere la basilica, i templi di cui parlava Vitruvio, prospettive veloci, come in questo caso sono schizzi presi velocemente, ma insieme anche a piante, sezioni, prospetti, annotazioni di vario tipo, dettagli di architetture, di modanature, di capitelli, di altri elementi, sempre spesso con quote e annotazioni, alla piccola e alla grande scala, vedete. Abbiamo anche rappresentazioni ibride, come elevati e di scorcio, rappresentazioni quasi assonometriche, come in questa immagine della trabeazione della Basilica Emilia, annotazioni di critiche, vedete, moltissimi disegni cioè quando va sul posto e vede questo edificio, lo disegna e insieme ci mette delle critiche a come è fatto.
esempio, questi sono due rilievi di edifici da ufficio 887A. Ora, i disegni di Antonio sono tutti conservati all'interno della collezione di disegni degli uffici, la più grande collezione di disegni rinascimentali esistente, hanno una loro numerazione. U887A, riguardante la chiesa di San Vitale a Ravenna, creduta essere antica, e l'U1140A, che invece riguarda il Tempio di Saturno all'interno del Foro Romano. Questo appunto è l'U887A. E questo foglio fa parte di una serie eseguita sul luogo durante il viaggio nelle Romagne nel 1526 assieme a suo fratello Giovanni Battista, ad Antonio Labacco, Michele San Micheli, Pier Francesco da Viterbo. Raffigura un rilievo a mano libera a penna della pianta con alcuni suoi dettagli e uno schizzo prospettico di un lato. Vedete lo schizzo? Di un lato. Sulla pianta, poi realizzato in pulito, Antonio annota: San Vitale è fatto di mala composizione, la fantasia è bella e le pietre segate aperte come un libro e fanno varie forme, conforme sono pietre di più sorte. Quindi Antonio che fa? Critica la qualità dell'architettura, povera appunto, ma invece loda le raffinate tecniche della decorazione bizantina. Quindi critica le prime e apprezza le seconde, le quali, non potendole rappresentare con un disegno, le descrive. Tale critica può essere spiegata dalle asimmetrie rilevate nella pianta, come si vede nel pilastro e nella forma, nel pilastro e nella forma. E nella forma irregolare della nicchia in alto. Ma anche dal famoso pronao di Sassato, il pronao il pronao di San Vitale, appunto, sapete che è dissassato rispetto all'ingresso, quello che dovrebbe essere l'ingresso principale. A proposito del Tempio di Saturno, invece, in quest'altro disegno, U1140V, l'ultimo ad essere costruito in era, il Tempio di Saturno è l'ultimo a essere costruito in era pagana sulle spoglie di uno precedente, quasi contemporaneo alla Basilica di San Pietro, realizzata dallo stesso architetto di allora. Tutte informazioni ignote a quel tempo, in cui Antonio invece, dopo aver rilevato quel che resta della pianta, ad aver constatato che gli intercolumni sono irregolari, intercolumni tra le sono irregolari, vedete? Segnala quindi questa anomalia. È mal posto così, scrive. Credo qui. È mal posto così. Notiamo subito la funzione euristica del rilievo, che gli permette di notare discrepanze invisibili ad occhio nudo, subito annotate. Poi procede con il rilievo dell'alzato, avvalendosi quindi di qualche sorta di impalcatura, probabilmente. La sua attenzione riguarda in questo caso l'aspetto decorativo, la quale analisi lo porta a scrivere: Tempio dell'incendio presso Campidoglio, fatto di spoglie non troppo buone, cosa fatta di cattiva maniera. Innanzitutto è chiaro che egli non conosceva l'intitolazione del tempio, ma lo definisce secondo l'incisione scritta nel frontone visibile ancora oggi. Ma viceversa era in grado di riconoscere, senza tuttavia apprezzarli, elementi di riuso, che questo tempio è fatto di elementi di riuso. Infatti, l'archeologia moderna ci informa che, fatta eccezione per i capitelli delle colonne ioniche scolpiti in stile tardo antico, tutti i materiali rimanenti sono stati presi da altri edifici. Esempi di spoglie usati per costruire il Tempio di Saturno includono le colonne di granito egiziano, vedete qua,
Abbiamo anche un fregio d'acanto tardo repubblicano affisso sul retro e quindi la posizione della nota induce a credere, a pensare che la critica si rivolga ai capitelli, in cui soprattutto la voluta dimostra lontananza dai canoni austeri. La voluta dei capitelli, che appunto sono capitelli in realtà tardoantichi, quindi poco apprezzati da Antonio. Insomma, Antonio dimostra di avere un gusto preciso. Che certamente non coincide con questi edifici, i quali non a caso non appartengono all'architettura contemporanea o precedente a quella descritta da Vitruvio. È però importante rilevare come il disegno di rilievo sia lo strumento che gli permette di formulare tali giudizi, sia positivi che negativi, e quindi fondamento della conoscenza più profonda possibile dell'architettura. Il suo gusto è il risultato di varie fasi della sua formazione, cominciata presso lo zio Giuliano da San Gallo, a sua volta autore di famosi disegni di architetture antiche, l'abbiamo visto nella lezione della scuola di specializzazione, e Taccuino Senese e il libro di disegni di architettura antica. Questa attività è proseguita presso la bottega di Bramante, più tardi. E poi si è accompagnata a un'attività indefessa di rilievo e studio dell'antico, come abbiamo visto. L'esperienza con Giuliano apprende l'importanza del rilievo delle rovine antiche, raccolte appunto nel libro sull'antichità nel Taccuino Senese, in cui per la prima volta nel XV secolo gli edifici antichi sono rappresentati con grande cura grafica, nei dettagli e con attenzione non solo agli elementi architettonici, cioè non solo ai dettagli decorativi, ma anche ai materiali e alle tecniche di costruzione, come si vede qui. Essi tuttavia non sono corredati da commenti critici, al contrario di quelli appunto di Antonio, che indichino il grado di apprezzamento espresso solo dal fatto che si sono stati rappresentati. Inoltre, mentre Giuliano tenta a volte di ricostruire le rovine, vedete questa è una pianta di ricostruzione, come per esempio in questi disegni, le rovine al loro stato originario, ottenendo risultati fantasiosi, Antonio raramente estrapola ciò che vede, limitandosi ad analizzare lo stato di fatto. Al massimo si spinge a localizzare la posizione di colonne o parti di muro mancante, di cui però forse la fondazione era ancora visibile. Per far ciò inventa convenzioni grafiche originali, non adottate da altri suoi colleghi, cioè la punteggiatura. Vedete, queste colonne sono punteggiate. Come segue, per esempio, nell'U 1144A, in cui scrive le colonne punteggiate mancano, mentre segna con un punto all'interno della sezione del fusto quelle parziali. Questa codificazione grafica evidenzia un metodo pragmatico che gli permette di ritrovare agilmente fra i suoi molti disegni le informazioni necessarie, concepito da un modo di pensare razionale e logico. Lo scopo che induce Antonio a studiare gli edifici antichi è triplice, qui ordinato in ordine di importanza. Allora, come dicevamo prima, essi sono un formidabile esempio di forme e sistemi architettonici, tecniche e materiali da costruzione da adattare all'architettura moderna, molto più delle regole che apprende da Vitruvio, le quali per la loro natura teorica devono essere verificate nella pratica. Sono un formidabile esempio di forme e sistemi architettonici. È un modello per il progetto del nuovo. La conoscenza dell'architettura e della teoria latina sono un requisito fondamentale per un ambizioso architetto del tempo. Probabilmente questi disegni dovevano far parte del suo progetto editoriale, teso a pubblicare una sua versione del Te Architettura, per il quale scriverà il premio
1531, perfezionato nel 1539. Aveva intenzione quindi di costruire un Vitruvio annotato sulla scorta di quelli che già erano stati fatti, ma ovviamente con molta maggiore accuratezza. Questo progetto però non sarà mai realizzato. Il primo di questi tre punti, quindi l'importanza come formidabile esempio di forme e sistemi architettonici della pittura antica, è quello più importante. Vorrei spiegarlo attraverso l'analisi di alcuni disegni critici del Pantheon, un monumento che lo ha interessato ed ha influenzato la sua architettura per tutta la vita. Esso era già stato oggetto di studio da parte di architetti, come Leon Battista Alberti, che lo commenta ovviamente nel suo trattato, forse lo ha anche disegnato, come Raffaello, quelli che non frequentano la scuola di specializzazione si ricorderanno questo disegno appunto di Raffaello, Sebastiano Serlio e poi ovviamente Palladio, ma ben più tardi. Questi disegni, questo rilievi, disegni dell'architettura del Pantheon ovviamente si limitano ad un tentativo di rilievo il più possibile perfetto, il più possibile esatto. In realtà invece alcuni, come Baldassarre Peruzzi, annota delle critiche, aggiunge delle architetture proprio perché questa lesena che è aggiunta all'ingresso è aggiunta proprio perché in qualche modo si cerca di correggerlo, cioè lo si ripensa. E fa per esempio, precedentemente Francesco Di Giorgio Martini aveva fatto questa veduta prospettica dell'interno del Pantheon, oltre che l'abbiamo vista questa anche col professor Davis, è una veduta che ovviamente è una prospettiva, diciamo, esagerata, come dire, in cui il Pantheon non è assolutamente com'è, ma è ricostruito in una sua forma, anche per essere inserito al centro della pagina. E quindi c'è questa sezione totalmente sproporzionata. È evidente che ancora non c'è tanto l'idea di rappresentare in modo scientifico esatto l'antico, no? Ma c'è l'idea di rappresentarlo in modo anche efficace e scenografico. Qui c'è poi addirittura un piano che viene inventato da Francesco Di Giorgio, completamente inesistente in realtà, perché in questo caso anche che si cerca di correggerlo. A fronte di un marcato atteggiamento analitico, manca quindi a Francesco Di Giorgio tutto l'aspetto critico. Per questo bisogna aspettare Antonio, i cui disegni sul Pantheon sono i più accurati del suo tempo, superati poi soltanto da quelli del Degodé che abbiamo visto con la professoressa Pasquali l'altra volta. I disegni che oggi presento non sono certamente attraenti da un punto di vista grafico, ma contengono informazioni e significati importanti per capire il ruolo dell'architettura antica. Cominciamo con l'U306A. Un disegno molto veloce, eseguito a mano libera, che rappresenta due parti del profilo interno della pianta del Pantheon. Queste sono corredate da annotazioni che spiegano il senso del disegno dichiarato nell'intitolazione in alto del foglio, per la correzione della ritonda. L'attenzione di Antonio è rivolta verso un aspetto apparentemente minore, se paragonato a tutti quelli che hanno reso celebre il Pantheon, cioè la disposizione radiale delle colonne che incorniciano l'altare maggiore e delle paraste a fianco dell'entrata sulla parte opposta. Queste colonne e le paraste sulla parte opposta, da cui parte appunto quest'arco. Questi sono i due dettagli, diciamo così, su cui si sofferma Antonio.
Questa soluzione lo spinge a scrivere che tale arco sembra che si arrovescia in dritto. Questa sensazione è corretta, perché dal punto di vista geometrico questo è un arco tridimensionale, cioè con imposte che appartengono ad un piano verticale avanzato rispetto a quello a cui appartiene l'apice. Questo è avanzato rispetto a questo. Quindi esso è effettivamente inclinato, ma proiettato su una superficie curva, che è quella appunto del cilindro del palo. Constatata questa caratteristica, che evidentemente non approva, egli si spinge oltre, proponendo a se stesso una soluzione che prevede la rotazione delle colonne e delle palastre trostanti, facendo diventare i loro assi paralleli, andare in quadro, in modo tale che l'arco al di sopra si raddrizzi trasformandolo a piombo e diritto. Il secondo beneficio sta nella sporgenza che si ottiene fra l'apice dell'arco e il muro retrostante, visibile nel disegno di pianta. E che può essere sfruttata per appoggiare una statua, come prevede nel disegno di profilo a destra, pensato forse. Qui, vedete, allora, scusate. Pensato forse per il primo progetto per San Giovanni dei Fiorentini, direttamente ispirato a critiche su base vitruviana del Pante. L'arco dimensionale è un elemento che si è spesso manifestato nei pensieri e nei progetti di Antonio. Per esempio, U42R, uno schizzo per il progetto della pianta del Nartece innanzi alla facciata di San Pietro, ribadisce questa soluzione sbagliata. Trattandosi di un progetto planimetrico, senza nemmeno essere verificato da una veduta prospettica, questo è quello che dice, no? Che è sbagliato, diventa chiaro come l'esperienza visiva dell'interno del Pantheon, quindi il ragionamento compiuto su quell'altro foglio, l'U306A, vi fece prevedere il risultato. Tuttavia, nelle sue opere realizzate non mancano archi tridimensionali, come per esempio nella zecca, nella facciata zecca, nella porta di Santo Spirito e nel modello del progetto di San Pietro, dimostrando che questi sono archi tridimensionali, appunto. Dimostrando che la flessibilità e l'efficienza superano principi teorici. Inoltre, è anche possibile che la sua crescente confidenza con aspetti geometrici complessi, acquisita durante il lunghissimo progetto della cupola di San Pietro, lo rese in grado di distinguere quando alcune forme geometriche fossero appropriate in alcuni casi e meno in altri. Infine, anche il suo gusto verso l'architettura dovette evolvere, fondato sui principi quattrocenteschi e poi bramanteschi, nello specifico caso dell'arco, Antonio aveva ben presente fin dalla giovane età quello del San Lorenzo a Firenze e quello in costruzione del Tiburio di San Pietro, entrambi ortogonali, e quindi comincia a abbracciare forme nuove. Con l'U306A, appunto, questo che abbiamo visto prima, mostra Antonio il suo rasoio critico verso l'architettura antica, orientata però verso parti specifiche dell'edificio, le cui critiche lo deviano dall'insieme architettonico. Tali critiche, infatti, avrebbero alterato il senso generale dell'interno della rotonda. Il raddrizzamento delle colonne a fianco dell'altare, queste colonne qui, avrebbe causato una sovrapposizione fra esse e i tabernacoli laterali. Inoltre, la stessa rotazione, che quindi avrebbero subito anche le nicchie laterali, insieme a quella dei pilastri della porta d'ingresso, avrebbe drasticamente rinforzato l'impianto a croce, andando a indebolire il senso di centralità circolare di tutto l'interno. Proprio per la ricaduta sull'insieme di questa scelta miope nei confronti delle conseguenze, questo disegno è da datare ad un periodo iniziale della sua ricerca sull'architettura antica. Va quindi notato come Antonio, primo vero architetto rinascimentale a formarsi come tale, e quindi abituato ad usare il disegno prevalentemente come strumento pratico e non artistico,
teso a trasformare un'idea in un segno grafico, riesca a trasformare un'impressione percettiva in un diagramma planimetrico di sezione, invertendo quindi le regole della prospettiva. Secondo disegno di critica al Punk, questo qui che vedete, è U874A. Questa volta le osservazioni del Fiorentino nascono non più da esigenze percettive, ma da questioni teoriche, cioè lo studio del De Architettura di Vitruvio. Siamo di fronte ad una lettura del monumento imperiale filtrata da una lente teorica tardo-repubblicana, quella appunto di Vitruvio, precedente alla rivoluzione augustea. Il disegno ha come primo oggetto di critica il portico, la cui analisi conduce Antonio ad affermare che in lo portico della rotonda si è un errore. Questo è il portico. Esso dovuto al fatto che volendo imitare il tempio pseudo-dettero, cioè falso alato, dice lui, è stata tolta su ambo i lati la seconda fila di colonne, ottenendo così un intercolumnio largo pari a due intercolumni ed un diametro del fusto, una larghezza che doveva giudicare eccessiva. Cioè il portico del Pantheon che è ottastilo, poi diventano solo quattro le colonne della seconda fila e quindi questo intercolumnio diventa troppo, secondo le regole di Vitruvio, è sicuramente troppo alto, troppo ampio. Cioè l'intercolumnio è largo pari a due intercolumni ed un diametro del fusto, una larghezza che doveva giudicare eccessiva. Inoltre sulla parete interna sotto il portico, in asse con la colonna di facciata, vedete, è stata ricavata una nicchia, creando una relazione inconveniente fra un elemento portante ed un vuoto, che definisce perniziosa. Credo che sia scritto. Questa conclusione tiene quindi in considerazione sia l'aspetto strutturale sia quello di coerenza visiva della struttura, che gli impedisce di approvare una corrispondenza fra un pieno, la colonna del portico, ed un vuoto, la nicchia. La terminologia impiegata in questa nota è chiaramente ispirata dalla lettura di Vitruvio. Nel terzo libro sta scritto che, questa è una ricostruzione, che il tempio pseudo-diptero deve rispettare tre condizioni: due facciate ottastile, due lati con 15 colonne e che le proiezioni delle pareti della cella devono essere contenute nelle quattro colonne centrali. Inoltre, la distanza fra il peristilio e le pareti della cella deve essere pari a due intercolumni più un diametro. Questa distanza lascia spazio ad un secondo colonnato interno, possibilità che spiega il termine diptero, cioè dotato di due file di colonne. Per il caso che questo colonnato interno sia assente, Vitruvio conia il termine pseudodipteros, aggiungendo che questo tipo è assente a Roma, è necessario a questo punto capire l'origine di questo tempio seguendo il testo. Ermogene rimosse il colonnato interno, composto da 34 colonne, come tipico del tempio tibetano. Facendo così risparmiò lavoro manuale e spesa, ma allo stesso tempo creò in maniera ingegnosa uno portico attorno alla cella molto profondo e comodo, da fruire senza alterare la forma esterna del tempio e mantenendo la stessa dignità senza alcun senso di perdita di quelle superflue colonne. Vitruvio quindi afferma che è possibile mantenere la dignità di un tempio, e il tempio è l'edificio più nobile che l'uomo può costruire in quanto casa di Dio in terra, come dirà pure Don Battista Alberti, pur risparmiando sul lavoro e sul materiale. Un'affermazione molto rilevante per il pragmatico Antonio. Antonio ha una attitudine pragmatica, quello che fa, quello che studia Vitruvio, studia i monumenti antichi, perché gli serve per progettare, cioè questa attitudine per
capire come poter fare, trovare soluzioni efficaci. Sul foglio 48 dell'edizione di Vitruvio, edita da Fra Giocondo del 1513, Antonio disegna due pianti del portico frontale del tempio Pseudo Periptero e Ausilio, e Eustilo. Egli inoltre scrive che avrebbe disegnato in questa maniera anche il portico della rotonda, facendo capire che lo considerava come tale e quindi contraddicendo Vitruvio. Ma come oggi si sa, il Pantheon è stato costruito circa 150 anni dopo la morte del teorico latino. Una simile annotazione è scritta sull'altro suo esemplare di Vitruvio. Questa volta quello del 1524 di Durantino, in cui afferma che anche l'edificio di Montecavallo, cioè il frontespizio del Quirinale, è come la rotonda. L'unico indizio a disposizione di Antonio per definire il portico della rotonda come pseudodittero è la distanza fra il colonnato esterno sul fianco e quello interno, pari a due intercolumni ed un diametro. Prendo presente il passo vittoriano su Ermogene, Antonio ricostruisce la logica del portico del Pantheon, segnando con cerchi puntinati le colonne mancanti e mettendo in evidenza quella condizione perniziosa dell'eccessivo intercolumnio e dell'allineamento fra colonna e nicchia. Allora, visto, mette queste. Si dovrebbe pensa che ci sarebbero state meglio un'altra due file di colonne. La sua critica è quindi rivolta verso la scelta di un portico pseudo-periptero, quando questo è connesso ad una parete dotata di nicchie, implicando una sua consapevolezza che esso sia stato aggiunto in un secondo tempo, una teoria peraltro condivisa da altri architetti del suo tempo, compreso Michelangelo, che il portico è stato aggiunto. La connessione fra un portico e la parete retrostante è un aspetto progettuale che Antonio dovette affrontare quando fu incaricato del ruolo di architetto della fabbrica di San Pietro sostituendo Raffaello. Ed è interessante capire come, e quello che mostra mostrano questi disegni, e questo discorso appunto, il rapporto che c'è tra lo studio, quindi dei problemi progettuali che ha il Pantheon, e poi il come questo studio si trasformi nella riflessione su come organizzare il rapporto tra colonne e nicchie nel caso del portico antistante a uno dei suoi progetti, uno dei primi progetti per San Pietro. Fin dai primi disegni per il progetto della Basilica affiora questo aspetto, come per esempio uno fra tanti, nell'U252A, datato circa 1517, quindi abbastanza precoce, in cui la facciata è collegata al corpo di fabbrica attraverso colonne interposte sempre fra paraste con la nicchia, sempre al centro dell'intercolumnio e mai corrispondente a pieni. La critica di Antonio del portico del Pantheon, quindi prende in considerazione aspetti strutturali visivi, ma anche ragionamenti teorici fondati sulla lettura di Vitruvio. Quindi a partire da questo studio si arriva a una definizione di questo tipo del portico. Dopo il portico, la critica ritorna su aspetti dell'interno, come Francesco Di Giorgio, prima di lui, considera un errore che le colonne, i pilastri e l'ordine inferiore, quelli dell'attico, non seguano un ritmo regolare. Non so, e spartiti parimenti, dice, andando a contrastare la regolarità della partizione dei costoloni della cupola. E questa è una irregolarità che hanno notato tutti gli architetti rinascimentali, questa, diciamo, non messa in fila in realtà degli ordini architettonici, tra gli ordini architettonici del primo livello dell'attico e poi, che non proseguono nelle costoloni e nei cassettoni appunto della cupola.
Questa condizione aggiunge e genera altri errori che possono essere individuati come di tipo visivo, perché spezza la continuità assiale degli elementi sovrapposti e di tipo strutturale, perché il pieno di costoloni cade sul vuoto delle finestre dell'attico. In realtà questo attico è stato completamente ristrutturato nel Settecento, come sapete, e in realtà comunque le finestre c'erano qui un altro ordine architettonico che seguiva un altro, che forse si vede nel disegno di Antonio, c'era un altro ordine architettonico che però aveva un ritmo diverso da quello che c'è adesso. Adesso è stata ricostruita solo una piccola parte di quello com'era, vecchio, ma nel rilievi di allora, appunto anche morì. Il più recente, il Veronese, si nota questa incongruenza di tre, diciamo, ritmi diversi sovrapposti. Quindi questa conduzione, altri errori che sono appunto la continuità spezza, la continuità assiale e anche di tipo strutturale, il peso dei costoloni cade sul vuoto delle finestre dell'attico, creando una situazione strutturalmente favorevole. La soluzione proposta da Antonio è quella di suddividere la rotonda in 48 parti uguali, stabilendo una stretta corrispondenza fra gli elementi, come la combinazione di un lucchetto, in modo tale che gli isodi sopra gli isodi e i vani sopra gli vani, quindi pieno su pieno, vuoto su vuoto. Consapevole che questa nuova partitura avrebbe creato intervalli molto stretti, egli spiega che il diametro della rotonda dovrebbe essere maggiore di quello attuale, il che significa un totale ripensamento dell'edificio. Lo schizzo all'interno raffigura il risultato del ragionamento, con l'allineamento di tutti gli elementi verticali, sia strutturali che decorativi, e l'inserzione di un timpano al posto dell'arco tridimensionale sopra l'altare principale. Il risultato è assai diverso dal modello imperiale, in quanto la tipica fluidità circolare del suo interno è eclissata dalla maggiore imposizione del membrane. E probabilmente questo progetto, queste riflessioni sul Pantheon hanno una loro, diciamo, traduzione. Come abbiamo detto, il disegno dell'antico non è fine a se stesso, né fine né nel senso per il disegno in se stesso, né nel senso che semplicemente perché si vuole ricostruire come l'antico. È un disegno critico che serve per progettare. E quindi sicuramente poi il progetto per San Giovanni dei Fiorentini nasce dal mettere in fila queste riflessioni. E quindi l'idea dei corpi, del pieno sul pieno, del vuoto sul vuoto, come dice lui, di sodi sopra gli sodi, di vani sopra gli vani, apporta quindi questi costoloni che coincidono con l'ordine architettonico sia del livello dell'attico sia del livello inferiore, come in questa rielaborazione, vedete, del Pantheon diviso in 48 parti uguali, così come nel progetto di San Giovanni dei Fiorentini, che è sostanzialmente degli stessi anni. Sul foglio invece U874A, con questo verso, Antonio si concentra su un apparente dettaglio del Pantheon, questa volta decorativo e per giunta in posizione secondaria dell'interno, visibile solo da specifici punti di vista e di impianto. Questo dettaglio qui. Cioè la parasta piegata all'interno delle nicchie rettangolari. Questa parasta piegata all'interno delle nicchie rettangolari. La critica è rivolta al fatto che tale parasta sporge rispetto al filo di quella esterna. La sua soluzione non altera la parasta, ma tutto il resto, compreso alcune parti più importanti ed anche strutturali come quelle che incorniciano la nicchia stessa. Ciò significa che questo elemento gode da parte di Antonio di massima considerazione,
dovuta probabilmente al fatto che esso compare in un'architettura fondativa del Rinascimento e per giunta della sua città di origine. La Sagrestia Vecchia, in cui per la prima volta dopo l'antichità un cantone è decorato in tale maniera. Questo studiando il Pantheon, Antonio scoprì il modello impiegato da Brunelleschi, che dovette apprezzare per usarlo fin dai suoi primi progetti, come il cortile del palazzo, e questa era appunto la nicchia. Scusate, che questa è l'immagine del Pantheon, di come gira questa palastra nel Pantheon, di come questo che appunto viene rappresentata qui, e il modello che viene ripreso da Filippo Brunelleschi nella Sagrestia Vecchia. E questo modo di far girare l'ordine al libro, insomma, all'interno della sagrestia, e appunto Antonio lo riprenderà in suoi progetti, come per esempio all'interno del cortile di Palazzo Baldassini, questo è un appunto dei primi progetti, 1507, insomma. Oppure all'interno, qui, della Cappella Serra in San Giacomo degli Spagnoli. In questo spazio, il lato della parasta attaccato alla parete dell'altare ha la stessa sporgenza dello spesso filastro che incerniera l'entrata, allo stesso modo in cui risolve l'allineamento sul loop 874 V. Nella soluzione indicata con la lettera C, che definisce perfetto, ripetuta sull'U 306A. Questo. La Cappella Serra è datata circa 1518-19, mentre l'U 874 AV è stato datato da Kesselrath, da Nesselrath e Clefish Jobst a circa il 1536, senza tuttavia argomenti diretti, ma legato alla presenza della piancia centrale presente sullo stesso foglio. Un argomento però non decisivo, in quanto spesso usa parti vuote di Antonio usa parti vuote di fogli precedentemente impiegati per altri scopi. Se questa datazione è corretta, significa che la correzione della nicchia del Pantheon derivi da una sua precedente esperienza progettuale, quindi la soluzione C deve essere considerata un'attualizzazione del monumento antico e un adattamento dovuto al suo gusto formatosi sullo studio dell'architettura contemporanea fiorentina e poi a Roma. Se invece la cronologia è invertita, allora la Cappella Serra, e probabilmente è l'ipotesi che mette in campo il professor Benelli, allora la Cappella Serra è il risultato di quel ragionamento eseguito, studiato alla Cappella del Pantheon. In ogni caso è chiara la stretta relazione tra questi due e le cose, tra questi due fatti. Lo studio dell'antico del Pantheon e il suo ridisegno e anche la sua reinvenzione in questo caso, perfetto, dice, e lo studio, l'attività progettuale. È chiaro che la stretta relazione esiste tra lo studio dell'antico e la progettazione. C'è questa stretta relazione, le due attività si nutrono a vicenda. Quello che cioè già Manfredo Tafuri, in Storia e Progetto, aveva definito come operativismo critico. Cioè l'analisi dell'architettura e delle arti in generale, che al posto di rilievi architettonici fini a se stessi, ha lo scopo di produrre una precisa tendenza poetica che deriva dall'analisi programmaticamente deformata e finalizzata allo scopo del progetto contemporaneo. In definitiva, il punto d'incontro tra storia e progetto. Bene. Qui finisce la. Ecco. Va bene, allora questa è bellissima, devo dire, conferenza che ci ha inviato il professor Benelli. Naturalmente, se volete fare qualche domanda a me, siete
potete farlo, ma io non sono così esperto ovviamente come il professor Benelli su questo aspetto. Io direi che la cosa più interessante di questo è quella appunto che ho sottolineato più volte, cioè che c'è un rapporto diretto tra lo studio dell'antico e il progetto del nuovo. E questo è particolarmente evidente seguendo proprio questi disegni che sono, come avete visto, sono anche molto dettagliati. E in questi disegni si riesce a capire, attraverso questi disegni si riesce a capire proprio il rapporto che c'è tra disegnare l'antico e progettare il nuovo. Perché non si può, la ricerca è una ricerca incessante per Antonio, è la ricerca appunto di un linguaggio il più possibile, diciamo, efficace. Appunto, perché non è tanto una questione di essere fedeli all'antico. Guardate, avete visto con quanta, diciamo, disinvoltura corregge il Pantheon. Un monumento più antico, più meglio conservato, più diciamo importante dell'antichità, viene corretto perché si ragiona sugli eventuali errori o su come sia possibile costruire qualcosa di ancora meglio. Quindi questo è un rapporto molto importante che c'è in Antonio, più ancora che in altri, forse anche proprio per quello che diceva. Per il fatto che noi abbiamo tutti questi disegni, più di 200 disegni dedicati solo all'antico, e confrontandoli con quelli invece dedicati al progetto, capiamo bene questo rapporto. Quindi Antonio, da un lato, è un architetto che rileva l'antico così com'è, non cerca di creare un antico diverso, lo rileva così com'è, ma lo può anche cambiare. Cioè può anche pensare che questo antico possa essere trasformato in qualcosa di diverso, possa essere corretto in qualche modo. Quindi, diciamo, all'interno di della sequenza di conferenze che abbiamo organizzato, ovviamente Antonio è subito dopo il codice Conner, probabilmente conosce il codice Conner perché era a Roma in quegli anni a disposizione di Bernardo della Volpaia. E però appunto ha un atteggiamento ancora più pragmatico rispetto sia al rilievo sia rispetto all'architettura successiva. Ovviamente l'ultima puntata che abbiamo visto l'altra volta con la professoressa Pasquali, che doveva essere ovviamente l'ultima, invece è stata fatta prima, è appunto poi come dire, il fissare le forme di questi edifici antichi in questo volume che diventa il volume più conosciuto e più, diciamo, più usato dagli architetti dal 600 in poi per conoscere l'antichità. Allora adesso rimaniamo con Luciano, allora facciamo così, noi rimaniamo per la scoperta che devo parlare con me. Sì. Ok. E invece la lezione diciamo si conclude qui. E purtroppo il professor Benelli non è venuto, però insomma, abbiamo cercato di supplire in qualche modo. Va bene, grazie Va bene. Luciano, arrivederci a tutti, grazie, grazie.